davvero a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi propongo un altro vlog delle mie vacanze. Vi farò vedere, dal mio punto di vista, Palinuro. Su internet spesso e volentieri fanno vedere soltanto queste foto dall'alto, ma cercherò di farvi vedere Palinuro dal punto di vista di un turista. Adesso mi sono fermato su questa specie di autogrill per fare una breve sosta. Più o meno stiamo... dove stiamo? A Palinuro. No, adesso siamo a Pestum. No, adesso siamo a Pestum. Ah, vero, sì. Durante il percorso ci siamo passati per San Felice al Cancello e nel dare gli auguri a una coppia che stava sposando ci hanno regalato anche questi confetti con questo giocattolino vicino in legno. Dovrebbe essere una specie di portacarta, portapinne. Comunque è carino. Auguri agli sposi. Quindi proseguo per il viaggio. Quando arrivo spero che la luce sia sufficiente per farvi vedere il villaggio. A dopo, ciao. Allora, cominciamo il tour di questo bellissimo villaggio dalla parte inferiore, da dove ci sono le attività sportive. Allora, adesso ve lo mostro. Ok, qui è il tiro con l'arco, dove spero oggi posso prendere parte anch'io e divertirmi. Spero di riprendere la freccia mentre tocca la parte centrale con la mia videocamera. Dalla parte inferiore qui ci sono altri appartamenti, forse di questa parte qui ci sono gli animatori, lì giù c'è tutta un'area piena di alberi di olivo, quindi lì non c'è nient'altro. Andiamo a salire su, ok? Qui c'è l'area per attività per i bambini, qui c'è l'area dove gli animatori fanno i mini club, l'animazione si chiama Vamos Animazione, in descrizione metterò anche il link di questi animatori. Questa mi piace, non so perché non funziona, ma comunque deve essere una bella cosa esteticamente, deve essere una fontana. Bimbo, bimbo, non ti buttare dentro, bimbo, non ti buttare, bimbo, non ti buttare. Sono un bimbo, sono tuo figlio. Ok, andiamo. Vamos. Oh, come è vero di formiche. Capo. Quest'area attrezzata di giochi comuni per bambini, di cui altalena, scivolo, come si chiama sto coso? Fare. Questo, jumpy jumpy, come si chiama? Trampolino. Casetta per bambini, vari tavolini. Ok, andiamo a vedere la piscina. Andiamo a vedere la piscina. Sì, andiamo a vedere la piscina. Sì. Ok. Sì. Questa è l'area ping pong, dove c'è il tavolino attrezzato per giocare. Questa piscina qua è per i bambini, ok, è attrezzata di serie, in questo istante la stanno anche pulendo. No, sta ancora finendo di pulire. Stavo mettendo la pressione dell'acqua. Ok, adesso saliamo. Giusto. Sì, qui c'è la reception. Ok. Ecco qua, questa è la piscina, quella grande. Ha una profondità circa di 1,65 penso, perché no, 1,70 da questo lato fino ad arrivare a circa 3 metri e mezzo dall'altro lato. Adesso vi faccio vedere, andiamo in genere di qua. Andiamo lì. Dove? La piscina grande. No, aspetta, fammi finire, no? Ok, fagli vedere tutto. Qua c'è il calcio. Il calcio, sì, è vero. Adesso mi è stato fatto notare il campo da calcio.
grandissimo, effetto, andiamoci dentro, ecco qui, è bello grande sto campo da calcio. Papi, cosa sono questi per cosi? Chi gli piace il calcio, a me il calcio non piace, sì. Anche la possibilità di divertirsi. Ma cosa sono questi cosi? Quali cosi? Sì. Siepi, sono siepi. Ma non si possono mangiare? No, non si mangia, sono falsi frutti. Ma li vuoi toccare almeno? Sì, li puoi toccare. Allora, queste sono le attività organizzate dagli animatori. Quello è tennis? Dov'è il tennis? Ah sì, è vero, c'è anche il campo da tennis, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il ristorante, adesso non posso andare, non posso entrare perché come vedete c'è il divieto che, di cui non si può andare addosso nudo, adesso sono addosso nudo, non ci posso entrare adesso. Perché siamo nudi. Ok. Allora, qui c'è il tennis. Campo da tennis. Questo è grande. E io non ho visto ancora nessuno giocarci. Magari se ci vede qualcuno, magari faccio no, la partita. Io ho visto giocare. Vado a registrarci la partita. Io l'ho visto giocare. Campo da tennis. Allora, c'è questa qui che è grande. Ok, ritorniamo qua. Ritorniamo qui al ristorante pizzeria. Allora, io ci sono già venuto. Perché siamo venuti a mangiare la pizza. Bravo. Ieri. Siamo venuti a mangiare la pizza, non era ieri, lunedì, no, domenica, giorno, domenica, giorno. Domenica, sono domenica, abbiamo preso un menù di benvenuto. Era il primo giorno, sabato era. Sabato, perché giusto, ha ragione, sabato, siamo venuti sabato, abbiamo preso un menù di benvenuto, perché ieri era domenica, abbiamo preso un menù di benvenuto e devo dire la verità, era buonissimo, compresa la pizza, ottimo. E adesso ci ritorniamo mercoledì. Qui al ristorante a consumare un piatto tipico della zona. Faranno una serata cilentana, giusto ha detto il signore, la serata cilentana dove degusteremo alcuni piatti tipici della zona, poi al limite li mostrerò nel video. E mentre facciamo vedere l'acqua quanto è profonda. Cosa? L'acqua quanto è profonda. E dopo ci mesciamo dentro. Dove dobbiamo andare? Ah. Anche il parco. Il parco, il parco. Ah, se n'è andato. Vabbè, qui abbiamo i bar, il teatro. Il teatro, se n'è andato. Qui abbiamo il teatro. Un bel teatro. Capito, se ne fermato. Eh sì, perché c'era l'animazione stamattina sulla spiaggia. Ok. Però dobbiamo fare qualche cosa di fisica. Sì. Qui c'è l'animatore francese, credo, giusto? Costa d'Avorio ha detto, Costa d'Avorio. Vivi, adesso ti faccio vedere una stanza tipica. Andiamo di qua. La stanza? Tipica. C'è questa. La stanza che abbiamo preso noi. Che faccio vedere anche come ci immergiamo dentro. Sì. Ovviamente non c'entro. No. E devo andare per forza dalle spalle. Dopo vedo com'è. Sì. L'acqua si spegne un po' di spalle. Poi mi sa che a me li fai capire. Capito? Sì. E togli perché non ti posso farmi. Vedi, stanno pulendo, vedi? Vedi, stanno ancora pulendo la piscina, cioè le... Qui dobbiamo aspettare. Da qui si, comunque si può vedere anche un bellissimo panorama perché questo villaggio è immerso nella natura, quindi è rilassante anche agli occhi starci qua. Certamente. Ecco qua, vedete? Vedete? Allora, questo villaggio comprende diverse soluzioni per le case che si estende fino a salire su. Adesso andiamo a vedere una casa tipica, che in questo caso è quella che abbiamo preso noi in affitto, che in questo caso è la 107. Ah, perché ha i cani? C'è anche la soluzione per i cagnolini. Questa qui è la 107,
che la mia stanza. Apri la porta per non fare il buio. Ok. Ok. Muovi. Un'altra girata. Ecco qui. No. Papi, dai, dammi a me, dammi. Ecco qui, un'altra girata. Ecco qua, questa è la casa. Accendiamo un po' le luci. Ieri sera c'è una che può prendere sti palloncini. Ecco, indovinate la luce. Che questa non è mia. Questa è la casa. Quindi qui c'è un divano letto che si può aprire. Mobili, ovviamente. Una cosa importante che di solito nei villaggi dove siamo stati noi avevamo era una cucina abbastanza attrezzata. Lì c'è il forno, fornelli a gas, frigo funzionante, soprattutto la cosa più importante è che funziona. Questa è un'esperienza negativa che ho avuto a Lich. A Lich non funzionava niente. Un villaggio che era bello sopra l'animazione, però faceva, era brutto, guardate. Indescrivibile, Alice, indescrivibile. La zona era bella, stavamo a Torre dell'Orso, stavamo a Torre dell'Orso, devo dire che la località era bellissima, il villaggio, ma c'era scritto, era brutto. Questo qui invece, vi devo dire, qua metto 2 stelle, cioè metto 3, che mi piace. Non lo so. Qui, questa è un'altra stanza, ecco qui, un'altra stanza. A letto, il bagno, una cosa importante che devo dire è il bagno è pulito soprattutto qui nei villaggi non si fanno problemi nel venire incontro alle esigenze dei clienti. Allora, cosa? No! Ci sono anche i fichi d'India! Come fichi d'India? Eccoli là, oggi! Di nuovo li hai trovati! In realtà li ho trovati all'inizio! Il lago! L'ascensore! Io lo sapevo che c'era ancora altro da vedere! Ah, ecco dove sta. Ecco la navetta. Sono morto lì. Sì. Questo è il pulmino che ci accompagnerà al mare. Eccolo qua. Mi trovate? Con questo qui andremo stamattina al mare. Sperando di poterci godere anche la giornata, anche se porta un po' di maltempo. Speriamo. Qui c'è l'uva. Vediamo se è buono. Sì, sì, sì. Guarda. Non male. Guarda. Non male. Fai vedere i figli. Ecco. Per la gioia di mio figlio. Fighi d'India. Buonissimi. Buoni. Io ho assaggiati, sono buoni. Molto buoni. Io credevo che faceva proprio schifo. Ecco qua. E invece sono buonissimi. Però non ti possono prendere. Eccoci qua. Qua ci sono le altre case appartenenti al resident, sì. Mamma mia, bello. Quello lì che è venuto ieri. Si sa? Si sa lì ancora. Ma non penso che il resto appartenga al resident. Poi giù in descrizione vi metterò anche il link di questo luogo se vi va. Com'è? Fa vedere anche il mare alla fine. Ecco, no? Giusto, come ha detto lui, facciamo vedere anche il mare. Vi metterò il link se avete voglia di venire anche voi qua. Sinceramente io ho risparmiato tantissimo. E anche se questo è il solo secondo giorno, ci stiamo divertendo. C'è un'ottima animazione. Sì. È vero che l'animazione cambia di anno in anno, ma comunque sia. L'animazione di quest'anno mi sembra ottima. Buona, ecco, se lo dice anche a me figlio. Perché ci sono sti vali strani. Ecco, vedi? Delle strategie, roba del genere. Capriola all'indietro. Io qua penso di ritornarci perché questa cosa qui mi interessa un pochettino. Ok, vandalismo d'uva. Aspetta, posso avere anche
Sì. Ecco. Cos'è questa? Uva. Adesso dobbiamo fare la camminata in discesa. Bello, guarda, è proprio bellissimo. Bello, wow, stupendo. C'è una goccia d'acqua sullo schermino. Ok, stupendo. Si vede! Ecco l'arcobaleno, quanto è bello, guarda! Pensa molto che l'arcobaleno, guarda lui, eh! Com'è quello? C'è, arriva fino a lì! C'è lei! Guarda, salta, arriva là! Bellissimo! Nel mare! Si tuffa nel mare, anche con l'arcobaleno sta in vacanza, hai visto? No, ma perché viene quando c'è il sole e piogge insieme! Bellissimo, guarda! Che emozione, anche la cobra!
Allora, sì, siamo qui, vamos animazione. Sì, ecco. Perché avete scritto un entusiasmo? Entusiasmo perché il nostro motto, guarda, ce l'ho pure tatuato. Ecco. Guarda, vamos animazione. Resident Evil. No, no, più dritto. Segui. Guarda, è una copponata. Legge, è bella la cosa. È simpaticissima. No, parte dei programmi l'ho visto già messo. Che programma monti? Il nostro Hassan John Koulibaly. Hassan, facci una capriola. Vai Hassan. Mamma mia, che mostro tu, vai giù. Mamma mia. Ancora, un altro. Che aspetti? Mo, mo il nostro capo animatore perderà la vita, vai. Per un like. Si punta e si fa male. Scusa bimbo, crepita, che stiamo a fare i capriole. C'è, ma via tuo figlio. Cioè, io non lo so, veramente. No, c'è una cosa impegnativa. Fai l'interview. Allora, super bravo. Allora, vai Fede, non ti fermare. Arriva, aspetta. Vai. Stavo per tirare a fondo. No. Vai, caro. No, altro. Bravo. Tu dai il gomito? Gomito lo posso. No, che fai così? Ti rendi conto che se partiva l'arco ti arriva in faccia la danna? Tu dai il gomito? Vai, tendi, punta la freccia sul giallo, quando ci sei lasci. No, ho sentito colpire. Ah, sapessi. Come fa la tua canzone? Personal Jesus. Ma non è vero! L'inizio. Tendi sul faglione, ma se sei sanzare. Vai. Sì, come fa? No. Personal. Yeah. Non me la ricordo proprio. Fai male. Sì, torna indietro. Bravo. Ruota. Bravo. Un giallino. Giallo. È un giallo da 9. 9 e 10. Vediamo. No. C'è fino alla posta. No, Ruta il puffo. Torna indietro. Ruta il puffo. Il puffo è così. No, il puffo. Il puffo. Non sto dicendo il puffo. Qual è il puffo? Esatto, ruotalo. No, No, è meglio, vai. È meglio. Se ci dici che ruotare. Io mi sto guardando, lo tocco con questo. Io ti dico di ruotare questo, ma se questo non lo sai ruotare, ruotiamo questo. Ecco, a posto. Allora, sì. Così fai più forza, però almeno. Ciao caro, come ti sto? Rosanna dove sta? Gele, Rosanna dov'è? Sta ancora mangiando la pizza. Miglioramenti sono fatti. Si deve mangiare, cioè si deve fare da solo. L'ho fatto da solo io.
Buonasera a tutti, oggi serata cilentana. Lì stanno preparando la brace per le salsicce. E questo è il mio tavolo. Eccolo. Eh certo, dobbiamo registrare tutto. Ho fatto la recensione su Trip. L'inglese non è per me, lo sai ormai. Allora, menù per questa sera: antipasto fratello con pomodoro, lagane ceci, cavatelle al ragù, salsiccia alla griglia e dolce tipico della zona. Adesso vediamo com'è. Vediamo come sono questi piatti. Come sta?
Questa è la mamma. Noi facciamo cose. No, mia mamma è questa. Voilà, grazie a tutti per aver partecipato a questo sketch. Ci ricorderò sempre degli infreschi soprattutto. Grazie infreschi e grazie a tutti i giocatori alla non parata. Grazie a Carmela che ride, la cosa più bella che ci sia. E un secondo prima a tutti! Bravo, non avere il tuo ma questo è pasta, non è proprio un gnocchi palato. È pasta, pasta di appunto di gnocchi. Ma per lì le paga. Il padre lo mangia? Siamo noi, ballando più che puoi, le
pensate che altri peggio, puro divertimento. Buongiorno a tutti, oggi ultimo giorno di vacanze, stiamo per rientrare a casa. Purtroppo alcune attività sono state sospese a causa di problemi di salute di un componente della famiglia. Infatti abbiamo dovuto sospendere la passeggiata con i cavalli lungo la riva del fiume. Però c'era ancora molto da vedere. Infatti noi siamo andati a fare un tour sulla costa di Marina di Camerota. Riguardo a Marina di Camerota potete andare a vedere un video che ho fatto l'anno scorso. Però su Palinuro c'era la possibilità di fare un'escursione e vedere la costa di Palinuro. Io sono stato ieri a Palinuro, non ho ripreso niente, in particolar modo perché non c'era molto da vedere, molto simile a Marina di Camerota. L'unico problema, il parcheggio, 2,50 euro a ora, assurdo. Se ci andate e volete risparmiare, evitate di parcheggiare la macchina lì sopra a Palinuro, cercate una soluzione più in basso, così almeno risparmiate di 2,50 euro. Che dire, adesso facciamo una breve deviazione, andiamo su Monte Stella a Omignano, quindi facciamo una passeggiata su in montagna e andrò a fare delle riprese del panorama. Oggi comunque si porta una bella giornata, quindi a dopo. Finalmente dopo un'ora e mezza circa di viaggio siamo arrivati sul Monte Stella. Questo è, mamma mia, che è una zanzara che è passata. Questo è il panorama che si può vedere da questa montagna. Ho avvistato delle mele. Sono mele selvatiche. Buono. Lole. Sono buono. Ottimo. Ok, adesso siamo di rientro, 2 ore di viaggio e arrivo a casa, così posso cominciare a fare il montaggio del video. È il video che penso di andare a pubblicare forse
verso il 30 di questo mese, di settembre. Quindi buon proseguimento a tutti e mi raccomando un like ed iscrivetevi al canale. Arrivederci.